A Sala Consilina continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla vicenda SPRAR. Dopo gli interventi del consigliere comunale Colucci e del gruppo Positivo, è il sindaco Francesco Cavallone a replicare per chiarire dal suo punto di vista la vicenda. Più che fare chiarezza, credo che bisogna smentire le grosse fesserie dette in particolare dal consigliere Colucci nella ricostruzione storica dei vari atti comunali che poi hanno portato all'approvazione della delibera consiliare del giorno 30 maggio. Il consigliere Colucci aveva sulla sua scrivania la delibera numero 29 dell'11/2/2016 che io ho portato proprio perché bisogna saper leggere, non ho capito se non si sa leggere, non si vuol leggere oppure si è in malafede. Questa delibera parla di programma territoriale di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati, progetto SPRAR, comune di Sala Consilina. Questa delibera, però, se la si legge nella sua completezza, prevedeva che ci dovesse essere l'approvazione, una volta avvenuta l'approvazione del progetto, attendere la procedura che il bando ha fissato ai fini della sua candidatura entro le ore 12 del 15 febbraio 2016, cioè praticamente ci doveva farsi un bando a tutti gli effetti, bando che è stato regolarmente fatto, al quale bando però non ha risposto nessuno, e quindi prima bugia detta, questa delibera è morta il 15 febbraio del 2016, tanto è vero che il segretario comunale il 1 marzo scrive al sindaco di Sala Consilina e dice: premesso quando riepilogato in merito all'iter seguito, si comunica che nel termine fissato dal bando, ore 12 del 15 febbraio 2016, questo ente non è stato in condizione di candidare alcun progetto, attesa la repentina richiesta presentata in extremis dalla cooperativa Iskra di dover inserire nel progetto l'indicazione di una struttura comunale adeguata ad ospitare i rifugiati, di cui la signoria vostra avrebbe dovuto anche attestarne l'idoneità. Quindi chiaramente questo progetto non è stato portato a termine ed si è concluso il 15 febbraio 2016. Quindi iniziamo a liberare il campo da quest'altra mistificazione, da quest'altra confusione che si cerca di instaurare nei cittadini, credendo che sia un procedimento che sia partito al febbraio del 2016, ma non è assolutamente vero. Poi ho scoperto anche un'altra cosa nell'intervista del dottor Colucci, che anche un veggente ha parlato che era stata un'accoglienza indiscriminata perché non era stata applicata la clausola di salvaguardia. Non sapevo che il dottor Colucci era in grado di poter prevedere da febbraio del 2016 che il 1 ottobre del 2016, ben 10 mesi dopo, è stata stabilita dal Ministero la clausola di salvaguardia, che detto tecnicamente stabilisce un numero di immigrati che devono essere accolti a seconda del numero della popolazione che le riceve, dal numero quantitativo delle persone. Quindi abbiamo scoperto, e ci rivolgeremo alla sua sapienza veggente per il futuro, per poter interpretare anche le norme che vengono fatte nel futuro. In seguito si è aggravata la problematica perché c'è stata una prima estate, c'è stato un primo incontro con il prefetto, con il quale si è cercato, sto parlando dell'estate del 2016, con il quale si è cercato di interloquire per cercare di arrivare ad una soluzione. Il 1 ottobre, come ho già detto, è stata inserita questa clausola di salvaguardia, fino a quando 13 comuni del Vallo di Diano hanno deciso non di approvare un progetto SPRAR, ma di aderire semplicemente allo SPRAR. Tanto è vero che all'interno di questa delibera, che è stata approvata prima all'unanimità dal coordinamento istituzionale in data 12 maggio e poi è stata portata in consiglio comunale per l'approvazione dello stesso, con dei paletti ben precisi, si è stabilito naturalmente di applicare la clausola, è stato scritto chiaramente al prefetto che si aderisce purché si applichi la cosiddetta clausola di salvaguardia del ministero, stabilita dal Ministero dell'Interno, che naturalmente devono essere rispettati determinati requisiti, che è quello di dare precedenza prima alle strutture pubbliche, se ce ne dovessero essere all'interno del nostro territorio, e poi eventualmente di andare verso strutture private, di attuare procedure di monitoraggio dei progetti SPRAR già presenti nel nostro territorio.
Quindi credo che stiamo discutendo di due cose completamente diverse e soprattutto non si può far credere alla cittadinanza che l'amministrazione dal febbraio del 2016 abbia poi portato all'insaputa dei consiglieri di minoranza e soprattutto della cittadinanza questa delibera circa un anno e mezzo. È bene che si chiarisca questo, perché adesso si aderisce al sistema, allo SPRAR, poi dovrà essere presentato un progetto che presumibilmente dovrebbe uscire a settembre. Naturalmente un ragionamento che è stato fatto complessivo, collettivo, da parte di 13 comuni, anche perché Sala, come lo era un anno e mezzo fa, probabilmente anche oggi non ha nessuna struttura pubblica da poter offrire, quindi probabilmente si potrà modulare il numero di questi extracomunitari all'interno del nostro territorio a seconda di chi ne abbia anche una capienza. Poi voglio anche precisare un'altra cosa, riferendomi ai positivi, hanno detto che non so di che parlo, di SPRAR, parlo di extracomunitari, perché si parla di richiedenti asilo. Mi sembra che, se non mi sbaglio, voglio dire, che extracomunitari siano tutte le persone che sbarchino spesso a Napoli, a Salerno o in Sicilia, quindi non riesco a capire, loro che sono dei sofisti della parola, a che cosa si riferissero con questo. Forse non riescono a capire neanche che cosa significhi extracomunitario. Non mi meraviglia, perché sembrerebbe che uno dei rappresentanti dell'opposizione abbia ritenuto che sia stata offensiva una parola che ha promulgato uno dei miei consiglieri chiamandoli neri. Credo che ci siano difficoltà anche nella comprensione dell'italiano, perché se mi chiamano bianco io non mi offendo, e quindi credo che se una persona di colore venga chiamato nero non si offenda, se poi è chiamato negro e allora è un altro discorso. Quindi credo che ci siano anche queste difficoltà. Quindi vorrei dire ad entrambi i gruppi di minoranza che prima di parlare e di disseminare, come fanno in ogni argomento, confusione e soprattutto terrorismo psicologico all'interno della cittadinanza, devono studiarsi bene le carte e i procedimenti conseguenziali. Ad oggi però vorrei capire ancora il perché il consigliere Colucci si è alzato l'argomento prima di discutere dello SPRAR. Non l'ho capito ancora il perché si sia alzato, probabilmente perché si voleva scaraventare o scaricare una responsabilità sugli altri nel momento in cui si è replicato e è stato costretto ad uscire allo scoperto, e sembrerebbe dalla sua intervista che sia d'accordo su questo. Ebbene, è già un primo punto. Anche i positivi hanno giustificato dicendo che loro siano allontanati ben prima, però credo, essendo ancora presenti nell'aula consiliare, tra il pubblico, avrebbero tranquillamente potuto partecipare. Mi sembra strano che questa sorta di democrazia a cui loro si appellano, e credo che non abbiano capito il concetto di democrazia, che cosa significa, demos kratia, si parla potere del popolo, che si è espresso 3 anni fa, con un'elezione che ha visto dei vincitori e degli sconfitti. Poi la democrazia prevede anche che possano essere fatte delle proposte dalle minoranze, ma chi decide è chi ha vinto le elezioni, se le ritiene valide per il proprio progetto presentato nella campagna elettorale, inserisce, altrimenti deve essere libero di fare le proprie scelte e poi di affrontare un'eventuale altra elezione per vedere se ha fatto bene o ha fatto male. Mi fa piacere anche questa enorme supponenza dei positivi che dicono è quasi finita, sono altri 2 anni. Non hanno capito che noi fra 2 anni diremo alla gente che cosa abbiamo fatto e che cosa noi vorremmo fare. Però credo che loro, come 3 anni fa, sono già sicuri e convinti di aver vinto, perché sono quasi depositari della verità assoluta. Noi affronteremo le discussioni, i dibattiti, come abbiamo sempre fatto, ma non con la loro saccenza e supponenza tipico del sapientone di turno. Infine, ritornando al progetto SPRAR, voglio solo che si sgombri il campo da un altro equivoco che sembra in essere a Sala Consilina. Il sindaco di Sala Consilina ad oggi non ha firmato alcuna autorizzazione per nessun immobile di proprietà privata che possa ospitare dei richiedenti
asilo politico, extracomunitari, chiamiamoli come vogliamo. Quindi qualsiasi iniziativa che sembra in essere a Sala Consilina, perché si sta creando un certo malcontento sociale, il sindaco ne prende le distanze, perché il sindaco ha aderito al progetto SPRAR proprio per evitare che ci fossero i centri di prima accoglienza e che potessimo avere delle sorprese dalla sera alla mattina, perché è un fenomeno che va guidato, va gestito e non va subito, quindi ne prende le distanze. Chiunque faccia determinate richieste o offerte alla prefettura se ne prende la responsabilità. Chi è il proprietario dell'immobile, chi sta gestendo questa operazione? Il sindaco di Sala Consilina già ha chiamato in prefettura dicendo che non accetterà mai una sorpresa dalla sera alla mattina, perché ha condiviso un percorso con la prefettura quando si è recato come non sindaco di Sala Consilina, ma come presidente del piano di zona. E quindi per il sindaco di Sala Consilina, nella sua qualità di presidente del piano di zona, una parola o un percorso pattuito vale più di un atto notarile. Per questo noi aspetteremo il prosieguo di tutta l'iniziativa. Non so se gli altri comuni abbiano approvato tutti quanti, gli altri 13 comuni abbiano approvato tutti, io credo che parte l'abbiano fatto in giunta e parte l'abbiano fatti in consiglio. La delibera del coordinamento istituzionale del piano di zona è stata approvata all'unanimità, quindi io continuerò a seguire la situazione e voglio sicuramente rassicurare i cittadini che sicuramente che il sindaco e l'amministrazione del comune di Sala Consilina non vuol creare alcuna situazione di disagio o di terrorismo psicologico come fa qualcun altro, perché questo è diventato lo sport nazionale di creare demagogia e confusione. Concludo il mio intervento che quando si vuole partecipare ad un sistema democratico, il sistema democratico presuppone che vengano fatte delle proposte che possono essere accettate o meno. Il consociativismo non ci appartiene, è altra cosa, è un fenomeno che molto probabilmente apparteneva alla Prima Repubblica, ma che sicuramente non appartiene all'amministrazione comunale di Sala Consilina.